Finisce qui, ragazzi, finisce qui Napoli-Barcellona 1-1. Una grande partita, una partita molto combattuta fino alla fine, che ha visto all'inizio i primi 20 minuti dominare il Barcellona. Poi il Napoli si è rifatto sotto, ha creato azioni di attacco fino alla fine del primo tempo. Poi all'inizio del secondo tempo si è ripetuto il contrario. Al 60esimo il Barcellona passa in vantaggio con la grande rete di Lewandowski, che non è più il Lewandowski degli anni d'oro, ma è comunque ancora un grandissimo campione, si è visto, ha fatto un grande gol. E tuttavia da quel momento il Barcellona non ha quasi più attaccato, e arriva poco dopo l'1-1 del Napoli da parte di Victor Osimhen, che nella sua prima partita dopo la Coppa d'Africa non giocava con il Napoli da quasi 2 mesi, tra Coppa d'Africa e vicende varie. Osimhen, che poi si vedeva che non fosse in condizione, non ha fatto una grande partita, ma nel momento più importante ha fatto una grande giocata e ha portato al pareggio del Napoli. Il Napoli, che nei minuti successivi ha continuato ad attaccare, mentre negli ultimi 5 minuti, a causa di alcuni cambi, il Barcellona ha avuto più energie e forze fresche e stava rischiando di ribattarla nuovamente con un'occasione molto molto pericolosa di Gundogan, ma alla fine, ragazzi, al Maradona finisce 1-1. Il discorso qualificazione è totalmente rimandato verso la partita di ritorno al Bernabeu, dove il Napoli dovrà dare tutto se stesso per vincere e per qualificarsi ai quarti. Non sarà facile, perché il Barcellona è vero che non è in un grande periodo di forma, è una squadra che come noi subisce tanti gol, è una squadra che come noi ha grandi difficoltà difensive, e si è visto oggi il Napoli, quando riusciva a pressare il Barcellona, lo metteva molto molto in difficoltà. Entrambe le squadre hanno sofferto del pressing altrui, sia il Napoli soprattutto all'inizio che il Barcellona dopo il gol. Il Napoli avrebbe avuto anche altre occasioni per ribaltare completamente la partita, ma un 1-1 in queste condizioni con la prima partita di Calzona è un ottimo risultato. Alla fine sono soddisfatto del risultato del Napoli. Per quanto riguarda i singoli, non mi è piaciuto Osimhen, che al di là del gol non ha fatto una grande partita, però mi è piaciuto molto Politano, e anche Lindstrom e Traoré sono entrati bene, hanno dato energia e forze fresche. Anche i difensori centrali, Juan Jesus e Rachmani, alla fine hanno contenuto bene Lewandowski e gli altri attaccanti, Pedri, Joao Felix. Il gol di Lewandowski è stato un gran gol, in cui non avevano colpe né i difensori né il portiere. Anche Meret ha fatto belle parate, delle parate non facili, in particolare su Lewandowski e su Gundogan. Quindi il reparto difensivo del Napoli ha fatto molto bene, anche Oliveira mi è piaciuto. Di Lorenzo è stato molto propositivo, quindi soprattutto il reparto difensivo del Napoli è stato molto molto buono, ha concesso poco al Barcellona, qualche sbavatura di troppo per Cayuste e Anguissa, mentre come detto in attacco Osimhen non mi è molto piaciuto, mentre si è sacrificato molto anche in fase difensiva Politano. Al ritorno dovremmo avere a disposizione anche Ngonge, che è forse il giocatore più in forma del Napoli in questo momento, perché comunque quando subentra la panchina fa sempre la differenza, quindi avere lui oggi sarebbe stato molto importante, però si spera di averlo al ritorno. La partita di ritorno a Bernabeu sarà una partita fondamentale, ragazzi, sarà una partita fondamentale che potrebbe portarci ai quarti per la seconda volta consecutiva. Speriamo, perché questa stagione sta andando molto male, ma andare ai quarti la seconda volta consecutiva, la seconda volta nella storia contro il Barcellona, sarebbe un grandissimo risultato. Vedremo cosa succederà, ragazzi. Ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Napoli.